tendenze editoriali. Mi sembra che oggi, almeno per quanto riguarda la narrativa di qualità, una delle più in vista, forse la più interessante, sia quella a una narrativa, diciamo, dal vero, o con più precisione, come la definisce Javier Cercas, che è uno dei grandi interpreti, la narrativa senza finzione. E questa è una narrativa, Carrère è un altro dei suoi interpreti migliori, e la stessa Janácz, pur in tutta la propria originalità di scrittrice, ha uno sguardo speciale verso questo tipo di sfida, perché è una sfida vera e propria, non ha nulla a che vedere con quello che noi chiamiamo narrativa non fiction. E invece è un richiamo alle vere prerogative del romanzo, cioè fare romanzo, fare la qualità del romanzo, rinunciando all'invenzione, perché il romanzo si nutre d'altro, anche di scrittura, di stile e soprattutto senso della prospettiva. Chi legga un capolavoro come L'anatomia di un istante di Javier Cercas, questo lo può vedere realizzato con esiti bellissimi. Ecco, questa è una è una tendenza, indubbiamente mi sembra la più in vista, la più notevole tra le molte. Detto ciò, non saprei se consigliare a un giovane di seguire una tendenza in atto. Uno scrittore, anche uno scrittore giovanissimo, forse soprattutto uno scrittore giovanissimo, dovrebbe tentare invece la strada del nuovo. Fatalmente seguire una tendenza in atto può portare a delle forme di maniera. Invece lo scrittore nuovo dovrebbe anche essere nuovo, non in quanto porta un nuovo testo, ma anche perché è innovativo. E dunque, anche qui, le tendenze in atto sono una cosa molto bella, ma andrebbero a loro volta sfidate da chi vuole debuttare bene. Ce ne sono naturalmente molti, una vicenda che ormai è abbastanza lunga, ma non posso non riandare a quello che storicamente è stato decisivo, insomma, e cioè all'esordio di Luis Sepúlveda. Mi trovavo a leggere, stiamo parlando della primavera del 92, e mi trovavo a leggere, come facevo ogni settimana, il settimanale L'Express, e vedi recensito un libro che in quel momento saliva anche nelle classifiche, di un autore che mi era totalmente sconosciuto. Era l'edizione francese, in realtà, di un libro in lingua spagnola, Le Vieux qui lisent Roman d'Amour, di un autore appunto che mi era ignoto, Luis Sepúlveda, e di un editore francese che allora non conoscevo. Fui molto incuriosito da quel che lessi sull'Express e mi appropriai del libro e cominciai a leggere nell'edizione francese, appunto, e che gli stava in effetti dando il successo, e mi trovai appunto di fronte a un libro che mi stupiva e mi impressionava molto per novità e per originalità. L'editore, non credo in realtà di avere in mente ciò che un autore deve offrirmi. A un autore chiederei soprattutto invece di essere sorpreso. Sorpreso dallo stile, dalla scrittura, da quel che di nuovo reca con sé. Avere un disegno predefinito non credo che faccia bene a chi fa questo mestiere. Il disegno è importante, ma non per questo. Al momento in cui nasce un libro, occorre essere invece aperti ad ogni possibilità.
Quando io ho potuto leggere il manoscritto originale, ogni cosa illuminata di Jonathan Safran Foer o Soldati di Salamina di Javier Cercas o Patria di Fernando Aramburo, il più recente dei tre, questo è quello in cui mi sono imbattuto, in una qualità nuova che mi stupiva. Libri, testi profondamente originali, e proprio per questi mi sorprendevano e mi invitavano a farli miei.